alcune riforme dell'economia, l'abolizione delle corporazioni, la giustizia, il codice teresiano e la Constitutio Criminalis Teresiana, l'abolizione delle pene. Insomma, fu veramente una donna illuminata, anche se ovviamente dobbiamo parlare di assolutismo illuminato. Lei è la figura che si pone proprio a cavallo di due epoche. Poi la politica delle alleanze di cui vi ho già detto, ma naturalmente il periodo di Maria Teresa fu gravato anche da tantissime guerre, non solo la guerra di successione, ma anche quella dei sette anni. Quindi soprattutto quell'avvicinamento alla Francia, voluto dal Kaunitz, che si intendeva anche così a livello politico con Madame Pompadour, sua missione di Maria Teresa non fu particolarmente gradito a Francesco Stefano, che da questo momento in poi si ritirò nel suo impero economico e non volle più essere correggente. Quello che mi avevo così pensato anche di dirvi in pochi minuti, ma so che il tempo è tiranno, volevo dirvi quello che lei aveva fatto nella contea di Gorizia, nelle mie terre, perché è giusto che siamo vicini di casa anche di conoscere anche gli effetti veramente importantissimi lasciati da Maria Teresa. Beh, innanzitutto Maria Teresa per noi è una grandissima sovrana, è una grandissima sovrana in cui ci lega non solo l'affetto, la stima e il rispetto, ma anche proprio un amore filiale, molto, molto legata a Gorizia, molto legata a Aquileia, molto legata e anche a Trieste. E Maria Teresa fece moltissimo per le nostre terre. Beh, innanzitutto la soppressione del patriarcato di Aquileia, che avvenne nel 1751, questi furono i due protagonisti, Benedetto XIV e lei ovviamente, cosa che avvenne una volta conclusa la lunga guerra di successione dinastica. Lei pensò proprio di risolvere anche definitivamente i rapporti con la Serenissima. Per cui dal patriarcato di Aquileiese nacquero le due arcidiocesi, di Gorizia e di Udine. I confini austro-veneti furono definiti da un'apposita commissione presieduta dal generale Giovanni Filippo Hasch nel 1753, e mentre le due contee di Gorizia e Gradisca furono riunificate nel 1754. Nel 1760, ecco, queste sono le medaglie commemorative per l'elezione degli arcivescovi di Gorizia e di Udine. E questi sono i primi arcivescovi: Carlo Michele D'Atems, che è il primo arcivescovo di Gorizia. A proposito, voi sapete bene che nel 2025 ci sarà un anno particolarmente importante per Gorizia, perché Nova Gorizia è capitale della cultura, assieme a Gorizia, quindi non Gorizia è Nova Gorizia, è Nova Gorizia con Gorizia, che è ben diverso, perché la candidata era una città slovena, non italiana. Quindi Nova Gorizia ebbe la meglio su Pirano, sostenuta da Trieste, su Lubiana, su Ptuj, proprio perché con Gorizia
condivisa, ecco, quell'esperienza della cortina di ferro, l'ultima a cadere in Europa. Per cui in vi anticipo, nel 25 ci sarà una grande mostra anche a Gorizia sui tesori dell'arcivescovado, e chi verrà a vederla potrà ammirare anche tutti quei paramenti sacri che Maria Teresa donò all'arcivescovado di Gorizia, nonché anche oggetti molto molto importanti come ostensori, crocifissi, pacchini di famoso pastorale, la mitra anche. Quindi ecco, questo è il tesoro dell'arcidiocesi. Ma Maria Teresa non fece solo questo, donò con i propri soldi anche le condutture dell'acquedotto di Gorizia. Maria Teresa non fu mai, a Gorizia, la prima e unica volta che aveva progettato di esserci non le fu possibile, quindi non fu mai, ma fu sempre presente ed è ancora presente. È presente perché se noi andiamo da Aquileia, verso Aquileia, nella zona bassa, noi vedremo veramente il risanamento di tutte le paludi, l'incentivazione della coltivazione del riso, l'incentivazione della coltivazione del gelso, quindi veramente l'incremento dell'industria tessile, dell'industria serica, in mano agli ebrei, soprattutto alla famiglia Morcurgo, e soprattutto anche quelle numerose anche esenzioni, anche fiscali e franchigie, insomma, privilegi di natura fiscale che consentirono lo sviluppo agricolo, produttivo, commerciale delle nostre terre. Questo fu molto importante per noi, ma fu molto importante anche il fatto che intorno a Maria Teresa ci furono delle figure come questo Rodolfo Coronino Cromberg, che dedicarono proprio alla sovrana dei libri come questo tentame, ma soprattutto anche esponenti del mondo della nobiltà che si affermarono sia nell'ambito dell'esercito, sia nell'ambito dell'università, sia nei vari settori. Ebbene, accanto a Rodolfo Coronini ci furono quindi altri importanti come gli Athens, importanti insomma personaggi e funzionari dell'impero. Ma quello che mi preme ancora sottolineare è questo: dal 1765 Maria Teresa, come tutti sanno, perde Francesco Stefano a Innsbruck mentre si stava proprio preparando la città per gli sponsali di Leopoldo, il figlio che sarebbe poi subentrato al fratello Giuseppe con Maria Luisa di Spagna. Francesco Stefano viene a meno e Maria Teresa subisce un grandissimo tracollo. Da questo momento in poi, insomma, lei vive una vita intensa dal punto di vista amministrativo, se vogliamo definirla tale, ma vuota, perché il matrimonio con Francesco Stefano era stato un matrimonio molto moderno, i due avevano suscitato anche scalpore perché condividevano lo stesso letto matrimoniale, quindi la stessa stanza, lo stesso letto matrimoniale, e inoltre tutte quelle espressioni, anche quelle raccomandazioni che Maria Teresa non esitava a dare alle figliole di essere sempre piacenti, perché l'innamoramento passa,
ma poi cosa resta? Disse loro. Bisogna sempre piacere al marito, quindi essere sì sottomessi, ma fino a un certo punto. Una donna che io interpreto proprio una donna che sta all'inizio dell'emancipazione femminile, una donna molto moderna da questo punto di vista, una donna che dà dei consigli a queste sue figliole, che poi si affermeranno anche nei vari, come Maria Carolina di Napoli, con Ferdinando di Borbone. Quindi una donna che proprio in quel di Napoli assumerà anche assumerà le redini lei stessa dello Stato. Ma ritorniamo un momentino ancora al panorama vivace, culturale di Gorizia e anche della zona. Beh, innanzitutto questo Baltasara che voi conoscete anche perché è esploratore delle Dolomiti, io ho tradotto anche un suo libro, fu anche l'esploratore delle Alpi Giulie. Fu uno scienziato, un medico, un professore all'Università di Cracovia. Ora, perché? Cosa c'entra questo con Maria Teresa? Perché questi viaggi scientifici venivano sovvenzionati dallo Stato. Quindi, questo è molto importante, secondo me, perché anche il fatto stesso, insomma, di esplorazioni scientifiche, il fatto di sovvenzionare, c'erano anche delle borse di studio volute da Maria Teresa, condivise da Giuseppe II per personaggi che si sarebbero poi distinti nei vari campi. E per esempio un altro punto importante del periodo di Maria Teresa furono i giornali. Gorizia ebbe la Gazzetta Goriziana, durò solo un anno, 1774-1775, ma fu una cosa importantissima nel periodo di Maria Teresa, è il periodo in cui ci sono più tipografie inimmaginabili. Ci furono prodotti e stampati tantissimi libri, di tantissime in tutte le discipline. Quindi il fatto stesso che si leggesse moltissimo, che si leggesse anche quotidiani, questo è importantissimo, perché la gente ormai non era analfabeta più, la gente sapeva leggere, scrivere e farti conto. E questo influenzò moltissimo anche i rapporti fra i contadini e i nobili. Tanto che, per esempio, membri della società dell'Imperiale, Regia, società agraria delle Unite Contee di Gorizia e Gradisca, erano sia nobili e anche contadini che avevano voce in capitolo perché sapevano leggere, scrivere, far di conto e davano i consigli ai nobili. Quindi ci furono veramente dei passi da gigante sotto Maria Teresa. E questa per esempio Antonio Zanonna, che forse voi l'avete sentito nominare, riesce a aprire anche una sezione della società agraria all'interno dell'Accademia delle Scienze di Lettere e d'Arti. E ancora, questo è un nobile, Carlo Maria Pace, che era un cofondatore dell'Imperiale Regia Società Agraria, che si sposò con Giuliana Dedling, sorella del vescovo di Gorizia. Ma guarda caso, Dedling, che era proprio il figlio di adottivo, chiamiamolo così, matrigna, era diventata l'amica di Maria Teresa, la Liser, la contessa Rosalia Thun, sposata a Edling, fu per l'appunto il secondo arcivescovo di Gorizia. Questo per dirvi cosa? Che Maria Teresa non dimenticava sicuramente le sue amicizie
E ci sono dei passi veramente commoventi, commoventi tanto che lei faceva beneficenza a tantissimi orfanotrofi, e mandava anche del denaro, per esempio a Lisa, alla sua amica Rosalia, per le poverelle di Farra. In una lettera lei scrisse: ah, quanto ti invidio, le ore che stai trascorrendo con le poverelle, che erano le poverelle di Piga, di padre Piga, a Farra, erano delle orfanelle. E questa amica Rosalia trascorreva tantissime ore in questo collegio, in questo convento. E lei a un certo punto disse: quanto ti invidio, io vorrei proprio terminare i miei giorni lì con te. Quindi era sopraffatta anche da questa corte che le andava ormai stretta, perché sentiva anche su di sé questa ilarità che suscitava la sua figura. Lei viveva ormai in appartamenti tutti scuri, quasi macabri, indossava sempre l'abito scuro, sempre ligia, però i suoi doveri di grande sovrana. Però ecco, sapeva che il tempo ormai le stava scivolando e si approssimava sempre più alla fine. E infatti nel 1770, che la vediamo proprio ritratta in questo, ormai lei è stanca. Però indefessamente lei si alza regolarmente al mattino, fa i suoi compiti di sovrana, eccetera. Ha dei profondi dispiaceri con Giuseppe, per il quale Federico di Prussia diventa il suo modello da imitare, quindi siamo diametralmente opposti. Madre e figlio non si intendono, lei trova ancora conforto presso alcune delle sue figliole, naturalmente alcune la tradiscono anche le sue aspettative in maniera anche violenta, però lei imperterrita, lei che personifica lo Stato, è presente fino all'ultimo, fino al momento della morte che la coglie il 29 novembre 1780. Fu sepolta, come tutti sanno, nella cripta dei Cappuccini, quel grandioso catafalco che la vede immortalata con Francesco Stefano. E andiamo a conclusione, sto sforando di alcuni punti, sindaco, andiamo a conclusione con questa immagine. Siamo il 13 maggio 1888, tra i due musei voluti da Francesco Giuseppe, fra il Kunsthistorisches Museum e il Naturhistorisches Museum, viene eretta quell'importante monumento di Maria Teresa. Maria Teresa, che è la grande sovrana che dall'alto vede la sua città, sono quattro le figure a cavallo, che sono il barone von Ludon, conte Daum, il conte Kevin Müller, Lavensberg Traun, e mentre in piedi sono proprio i suoi consiglieri, il suo cancelliere Kaunitz, Haugwitz, il conte Haugwitz, la riforma dello Stato, il conte Liechtenstein e il famoso Van Swieten, il suo medico personale. 13 maggio 1888, inaugurazione del monumento.